L'obiettivo? Una gestione sostenibile ed efficiente degli aeroporti di Puglia, Albania e Montenegro, riducendo le emissioni di carbonio. Parte il progetto di cooperazione solar presentato nella Green Hall di Aeroporti di Puglia. Cerchiamo di essere in prima fila, cercando di modificare il paradigma che gli aeroporti inquinano. Le azioni concrete che vengono fatte ogni giorno all'interno dell'aeroporto, dalla gestione delle temperature, delle stanze a quelle dell'aerostazione, sono un segnale di cambiamento con il quale lavoriamo con i nostri 347 dipendenti ogni giorno. Devo dire che personalmente abbiamo sempre gestito l'energia, quindi la gestione proprio della corrente, come una delle macro aree sulle quali investire. Abbiamo efficientato tutto, non esiste più una lampadina che sia alogena nei nostri aeroporti, abbiamo investito moltissimo sul LED e sulle sperimentazioni in maniera costante. Anzi, lancio un appello per tutte le imprese che hanno desiderio di innovare. Aeroporti di Puglia c'è, è una società pubblica, gestisce queste cose in maniera trasparente, chiunque ha una idea innovativa qui viene ascoltato. Gli impatti legati al rumore, alla perdita di suolo e di biodiversità, alle emissioni di gas serra rappresentano le principali sfide che oggi deve affrontare l'industria aeronautica. Finanziato dal programma Interreg IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro con quasi 700.000 euro, Solar nasce per rispondere alle necessità che hanno gli aeroporti di occuparsi e preoccuparsi non solo di sostenibilità socio-economica, ma anche e soprattutto ambientale, neutralizzando le emissioni di CO2 attraverso programmi di efficientamento energetico, il ricorso a fonti alternative e l'eventuale bilanciamento di emissioni residue. Aeroporti di Puglia ha già avviato una serie di attività tese al medesimo obiettivo. Questo progetto, attraverso un monitoraggio continuo delle emissioni, proverà a mettere a regime questo stesso modello. Quindi l'obiettivo è un anno, ma soprattutto un orizzonte più lungo che consenta appunto dalla Puglia ancora una volta di essere, ecco, fucina originale e soprattutto, ecco, modello delle best practice sul territorio. È un primo passo avanti per il raggiungimento di quegli obiettivi anche indicati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con questa iniziativa, con questo progetto si tende appunto a ridurre le emissioni di CO2, all'efficientamento energetico e soprattutto all'utilizzo di fonti alternative. Quindi veramente un grande passo avanti per la Regione Puglia.